Buongiorno, sono praticamente pronta per andare in ufficio, anche se stanotte non ho dormito sinceramente tantissimo perché comunque ho avuto un po' di male al ginocchio. Adesso mi sembra che vada decisamente meglio, però verso le 2:30, 3 mi ero addormentata da un pochino, non tantissimo, però erano 3 ore forse che dormivo, 2 ore che dormivo, ho iniziato a sentire male, mi dava fastidio, allora volevo alzarmi, insomma, ero un po' insofferente. Poi mi sono riaddormentata e mi sono svegliata col suono della sveglia. Infatti adesso sento che sta decisamente meglio, ma non vorrei parlare troppo forte. Adesso comunque io mi metto la giacca e mi sono coperta un bel po' perché oggi diluvia, a differenza di ieri è proprio brutto brutto. E in più secondo me fa anche molto molto freddo perché i termosifoni sono partiti a palla e ieri non erano così caldi. Però prima di andare diamo l'addio alla parete in legno perché quando tornerò questa qui non ci sarà più. E speriamo che al suo posto sia arrivata la scala. Sentite quanto eco che fa questo posto. È una vita che non lo vedo così. Saranno 5 anni che non è più libero perché c'è sempre stata la scrivania. Buongiorno a tutti! Ho appena lasciato Chiara in ufficio. Ebbene sì, l'ho accompagnata io oggi perché non mi sono sentito di lasciarla andare da sola, anche se ha insistito. No, no, ma vado io tranquillo, baso. No, meglio di no. Dopo che esili che ho fatto anche ieri sera, che adesso vi spiego subito, ho deciso di accompagnarla io perché per il ginocchio ancora non la vedo benissimo, è ancora un po' zoppicante. Sta un po' meglio, però mi ha detto che questa notte gli ha fatto male il ginocchio, non è riuscita a dormire benissimo e quindi meglio non forzarla più di tanto, perché comunque il movimento che fai in macchina deve essere veloce e rapido. In questo momento lei non ce l'ha veloce e rapido il movimento, come non ce l'avevo io ai tempi che furono, perché comunque hai dei tempi di reazione diversi sicuramente sul freno e quindi non riesci ad andare con la stessa velocità che andresti se il ginocchio stesse bene, diciamo. Comunque, lasciata immediatamente in ufficio alle 8, ore 8 puntualissimi. Ci stiamo dirigendo verso casa perché alle 8 e mezza arrivano i signori delle scale, li chiamo i signori delle scale oggi. Arrivano i ragazzi che ci montano la scala, finalmente. Non faccio neanche colazione perché non ho essenzialmente il tempo materiale per farla, quindi mi dirigo verso casa e me la farò con qualche biscottino e mi faccio un caffè, magari il latte, magari riesco a prendermi anche il latte all'alimentari e riesco a farmi un cappuccino al volo. Adesso comunque vedo. Vi stavo dicendo prima che continua a fare danni Chiara. Boh, oltre a farsi male, quello lì non può farci nulla. Chiara purtroppo, spero che adesso si riprenda, anche se il ginocchio è abbastanza infame come articolazione, quindi spero che recuperi in fretta. Ieri sera la signorina mi chiama, io ero in piscina, mi chiama dopo io ero uscito dalla piscina, vedo la chiamata senza risposta, la chiamo e faccio: Baso, qua non funziona la caldaia, andate in blocco. Dico: ancora in blocco, sta caldaia comunque la dobbiamo cambiare perché ci sta facendo impazzire. Cioè, non è possibile che ogni volta si blocchi ogni 3x2, non è mai successo una roba del genere, c'è qualcosa che non va sicuramente. Comunque mi chiama e non riesco a girare, c'è una manopolina che è da girare blu per far andare la pressione più in alto, quindi per alzare la pressione. Solo che lei non riusciva a sbloccare questa manopolina. Quindi io dico: prendi la pinza che ti ho lasciato lì vicino per le emergenze e prova a girarla con quella. E non riusciva neanche con quella. Ha detto: riprova e riprova. Dopo un po' mi richiama e dice: ce l'ho fatta, Baso. Brava, brava. Io ingenuo mi sono dimenticato di dirlo che la manovella doveva tornare alla posizione iniziale. Quindi tu sblocchi la manovella, alzi la pressione e poi la fai tornare alla posizione di prima, perché se no rimane aperta la pressione e quindi continua ad andare e si alza. No, lei ha girato, ha lasciato andare tranquillamente, si è andata a fare la sua doccia tranquilla. E la pressione che si alzava. Arrivo io, apro il garage, sento tutun 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 tutun, acqua che scende, un casino, tutto allagato. Guardo la pressione, era 400, era 4, non so quanto sia millibar, però era 4, cioè il massimo che ci poteva essere, e tutta l'acqua che usciva, un casino. Quindi cerco subito di mettere a posto la pressione, chiudo la caldaia e rimane a 4. Quindi ho dovuto escogitare il modo per abbassare la pressione. Quindi torna su, accendi i riscaldamenti perché non erano partiti, perché non faceva questo freddo esagerato. Quindi alzo i riscaldamenti a livello manuale. Faccio andare la temperatura in alto in modo che i termosifoni si riempiano di calore, perché essendo vuoti non c'era nessuna pressione. Do il tempo all'acqua calda di arrivare ai termosifoni, che si scaldino per bene, in modo tale da sfiatare uno o due termosifoni. Ok, l'obiettivo era quello. Cerco di sfiatare i termosifoni, non riesco. Giro sta manovella bianca, non va, non sfiata nulla. È incredibile, ma è vero, provo anche con dei cacciaviti e non si girava la manovella sopra, che c'è in alto a destra una manovella bianca da girare. Abbiamo chiamato anche papà di Chiara, che l'aveva fatto ai tempi che furono e c'era riuscito. Mi diceva: vai a quello del bagno di sotto, e quello del bagno di sotto non funzionava. Vado quello in sala e quella non funzionava.
Vado in quello vicino alla cucina, neanche quello vicino alla cucina. Niente, sconsolato con questa pressione che era ancora 400, 4000, non so quanto cavolo fosse. Dopo un po' mi viene l'illuminazione. Siccome sotto, dove c'è anche la sabbietta dei gatti, c'è un termosifone che abbiamo lasciato spento perché essenzialmente non utilizziamo il riscaldamento al piano inferiore, mi sono ricordato che c'erano delle manovelle apposite che non sono fatte come quelle che abbiamo sopra, ma sono più ergonomiche, diciamo, quindi che riesce a girare più facilmente. Vado a girare la manovella a sinistra, esce dell'acqua fredda, stranamente si vede che anche se non è funzionante quel termosifone, la pressione gira anche per quel termosifone, quindi mi è venuta la genialata. Ho girato quella manovella e cominciato a metterci sotto una bacinella e a far uscire l'acqua. Man mano andavo a sondare la caldaia come era la pressione e vedevo che si abbassava, quindi soddisfatto di quello che sono riuscito comunque a concepire, questo aspetto fisico della casa, della pressione che riesce ad abbassare grazie alla manovella sotto, un casino, tutto sto casino. Abbasso tutta la pressione fino ad arrivare a 1, che è quella che teniamo normalmente. Accendo il riscaldamento come il solito e riesco finalmente a risolvere la situazione. Quindi ieri fino alle 10 sono rimasto lì con sti termosifoni a sifoni e caldaia e torno indietro, fai sfiatare, un casino, è tutto fino alle 10. Mi sono divertito comunque ieri sera, sto diventando sempre più bravo nei lavori di casa. Comunque sono dell'idea che le cose, per impararle, purtroppo le devi provare sulla tua pelle. Quindi man mano che cresci nella vita mi sto accorgendo che più cose fai da solo, più cose impari. Sono cose che sinceramente a me non erano mai capitate prima, anche perché magari c'era mio padre o mia madre che le avevano già viste. Comunque io ancora non le avevo provate sulla mia pelle, comunque le sto provando tranquillamente e comunque ci si arrangia più o meno facendo una chiamata o magari guardando anche su internet. State tranquilli che si risolve tutto. Poi io sono particolarmente dotato in queste cose, ragazzi, ho un dono naturale per le faccende di casa, bisogna sicuramente affermarlo. Arrivati adesso, purtroppo l'alimentari era chiuso. Non so per quale motivo mi ha tradito l'alimentari sotto casa, che mi ha dato sempre tante soddisfazioni anche lui e mi ha salvato le colazioni di tutte le mattine. Oggi non mi ha salvato. Ragazzi, segniamolo sull'agenda. Oggi è venerdì 24 marzo e l'alimentari mi ha tradito. È un complotto, agghiacciate quello che fanno. Ho paura. Paura di quello che sta accadendo in questa località. Ho paura. È un complotto. Apriti sesamo. Bravo. C'è la Jeep dentro, che bella. E che troviamo qua ad aspettarci? Mikey? E chi c'è sempre qua ad aspettarci? Buongiorno, Mikey. Buongiorno. Allora, com'è? Tutto a posto? Andiamo su? Bonjour. Ciao. Voleva coccole lui. Maialazzo lui. E maialazzo, arriva anche Nio? Ah no, questo è Tiffany. Ciao Tiffy. Bello lui. Bravissimo. Sei un super maialazzo. A proposito di maialazzo, adesso devo trovare, ecco che sta arrivando, devo trovare una modalità per isolare i maialazzi. Sai che ogni volta facciamo più fatica a isolare i gatti che fare i lavori? Beh, più o meno. Perché oggi non sarà facile isolarli, perché non so da dove passeranno, se passano direttamente dal piano superiore, quindi dal balcone, o direttamente dalla porta qua sotto. Quindi non so se lasciarli direttamente sotto con la sabbietta e tutto come al solito, oppure isolarli direttamente in garage, perché devo vedere se passano anche dal garage, quello è un casino. Se no, nel caso, chiudo la botola come avevamo fatto l'ultima volta per le scale, gli lascio l'acqua e i croccantini sotto, oppure glieli porto in giornata, comunque piano piano gli do anche da mangiare, in modo tale che hanno il loro piano isolato sia con la sabbietta sia con le pappe. Adesso comunque cerco di ingegnarmi in qualche modo e speriamo che riescano a passare da qua sopra a sto punto. Perché andando dal piano di sopra, vabbè, sono curioso, voglio vedere come faranno ad entrare e in che modalità montano la scala. Comunque viaggiano strada facendo anche di questo in mattinata, vediamo un attimino, vedremo l'evolversi della scala piano piano mentre viene montata, tutte le fasi, mentre stacchiamo comunque la parete in legno, anche che vi diceva stamattina Chiara. Ho ascoltato, io sembra che non ascolto, ma ascolto. E piano piano vedremo come verrà. Dato che l'alimentare mi ha tradito, mi sta venendo l'insana idea di farmi il centrifugato a me, Dato che ho preso appena le arance, i limoni per Chiara e ho anche le carotine. Gli mando anche la foto a Chiara così rosica, perché lei non ha avuto il tempo di fare colazione. Addirittura due furgoni sono arrivati, ragazzi. Uno e uno laggiù. Ecco i primi pezzi che piano piano arrivano. E là là. Qui ho messo uno strato per
non far sporcare tutto per terra, mi hanno chiesto di metterlo, quindi l'ho messo. E lì c'è un altro pezzettino. Piano piano si formerà la scala. E procedono i lavori. Eccoli gli infissi. Ok, prima parte dei lavori è andata, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, la mattinata è stata superata con grande successo, secondo me, perché abbiamo già i cosciali montati, mancano solo i gradini alla fine della fiera. Non credo che manchi tanto, perché ho sentito anche l'operaio, mi ha detto che no, in teoria primo pomeriggio dovremmo finire, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Quindi per ora sta andando tutto bene, c'è stato un lavoro ossennato questa mattina, sono andati molto bene secondo me, e quindi sono già a buon punto. Adesso non mi resta che andare a prendere Chiara, e ci siamo già messi d'accordo, adesso sono già andati via, perché gli ho detto guarda, per mezzogiorno e mezzo andiamo a mangiare, noi, ah perfetto, così io vado a prendere anche Chiara, quindi tutto combacia alla perfezione. Non credo che mangeremo niente di straordinario oggi a pranzo, perché tornano alle 2:15, quindi non abbiamo il tempo di fare ricette elaborate come farebbe Benedetto Parudo, anche se Benedetto riuscirebbe a fare anche in 5 minuti un capolavoro, quello lo sappiamo tutti. Però dai, vediamo un attimino, magari facciamo qualche toast, roba del genere, non lo so, una pasta veloce magari, adesso vediamo comunque. Nel mentre siete curiosi di vedere la scala, come sta venendo la scala, perché ancora non è una scala integra, ci sono solo dei pezzettini di scala, ci sono i cosciali interni, e c'è uno scalino, due scalini anzi, non so se l'hanno messi per agevolarsi nei lavori, però ci sono due scalini. Siete curiosi? E io non ve la faccio vedere. Non la faccio vedere, basta. Dai, ve la faccio vedere, va bene. Eccola qua, il primo scalino delle scale. Hanno già messo i cosciali, hanno già messo, guarda qua, tutto pronto ormai. Devono mettere solo gli scalini a questo punto. Guardate che bello il legno, proprio bello. Un bel legno, bello liscio. La superficie, riusciremo ad andare finalmente al secondo piano. Guardate lì, si vede tutto l'abbaino. E possiamo dirlo ufficialmente, inizia il weekend e io non vedo l'ora di arrivare a casa per vedere com'è il lavoro. Beh, siamo ai primordi, però sono a buon punto. Beh, siamo ai primordi o siamo a buon punto? Siamo ai primordi del buon punto. Ah, va bene. Adesso non vedo l'ora di vedere. Più che altro perché sono curiosa di capire se si capisce già com'è imbastita, no? Sì, ci sono i due cosciali, si chiamano, giusto? Sì. Stavo dicendo guanciali. Io ormai ti ho contagiato con la storia di i due guanciali ci sono attaccati. Sì, hanno messo i cosciali interni al muro, aderenti al muro. E ci sono e già due scalini, uno in basso e l'altro in alto. Ah, quello okay. Che sia per comodità loro, presumo. Ah, ok. Ma adesso loro quando ritornano? Adesso 2:15, dicevo prima. Ci siamo messi d'accordo che uscissi in modo tale che io ti vengo a prendere e loro vanno a mangiare. Comunque oggi pomeriggio che devo riuscire riesco a guidare io, perché stamattina ho fatto avanti e indietro da diversi uffici. Ho camminato sopra la gamba, ho fatto le scale, a me sembra di stare bene, dovrei riuscire tranquillamente a guidare. 3-4 giorni di stallo ci sono secondo me. Sì, però già va molto meglio. Se già va a bene, guidare riesco, è positivo, secondo me. È già positivo quello. Almeno anche tu puoi stare tranquillo lì a casa, e secondo me quanto ci vorrà ancora, t'han detto? Ma dicevano che erano a buon punto, quindi Secondo me per le 4 dovrebbero finire, devono fare gli scalini. Allora ottimo, così poi tu sei libero e puoi uscire, perché Baso stasera fa una festa di compleanno solo maschietti ovviamente, e quindi tante post di aperitivi metterò stasera su Instagram Stories. Sì. E quindi infatti ci eravamo dati il cambio, tipo io esco questo pomeriggio e appunto verso le 4:30 ci saremmo dati il cambio, ma se hanno già finito Baso, oggi è la tua giornata di stare tu a guardare le scale. Ma sì, tranquillo, ma pulisco anche perché non è questo sporco eccessivo. No, c'è un davvero? Po' di... Ero preoccupata di questo. No, ma secondo me passo il folletto tutto a posto. Adesso ci mangiamo qualcosa alla veloce e poi se lo passo detto, io prima di uscire. Benedetto stava proponendo o toast oppure una pasta veloce. Ah, diciamo. Anche, vediamo. Vediamo, adesso vediamo. Perché c'è anche la Iocca a casa, quindi magari faccio qualcosa. Io baby, she's got it. Che ridere. Vabbè, adesso vediamo quando siamo a casa comunque cosa mangiare. No, she's got it. Adesso devo fare lo slalom tra le scale che ci sono posizionate qui per montare il resto, però sono davvero contentissima. Cioè, il primo impatto soprattutto a camminare qua sotto e vedere la botola e tutto, vedere il soffitto così alto, ho detto oh mio Dio, cioè è già bellissima ora che comunque non è neanche finita, quindi non voglio immaginare come sarà tra qualche ora. Poi sono troppo contenta della scelta che abbiamo fatto, del tipo di legno e del tipo di bianco, secondo me sono perfetti. Poi
Ovviamente quando ci sarà la parete un po' più di un colore omogeneo l'effetto sarà ancora migliore, però piano piano vedete che sta prendendo forma finalmente. È immenso in alto, Sì, veramente, guarda dov'è la botola. Poi su. Infatti poi si vedrà comunque la botola, perché i gradini praticamente rimangono così a vista, quindi... A vista sì, però si intravede, guarda. Chi è che spunta? Mamma mio! Dove vai? E loro poverini non stanno più capendo niente, lì c'è Tiffy e qua c'è Mikey che era appena scivolato, vero amore? Perché Mikey è l'esploratore di questa casa. Chi ti ha messo delle cose in casa tua? Tu che sei il re padrone di tutta la casa, chi è stato Mikey? Che è stato? Cagliostro? Ti hanno tolto la scrivania, Mikey. Per pranzo, visto che abbiamo veramente pochissimo tempo, abbiamo risolto così. Praticamente sono delle foglie di insalata belga con un po' di yocca, un'oliva e un pomodorino. Insomma, pranzetto light e poi faremo una merenda abbondante. Ragazzi, delle scale sono appena arrivati, anzi sono già arrivati da un attimino. Ci sono i maialozzi che fanno un sacco di rumore perché non vogliono stare... chiusi diciamo tra il garage e il salotto, però gli abbiamo messo giù da mangiare, l'acqua e tutto, solo che Mikey è insistente, vede che non si apre eppure continua. Per fortuna tra l'altro ha smesso di piovere, quindi riescono anche loro più agevolmente a prendere le cose nel furgone, quello che gli serve insomma. Io invece avevo calcolato malissimo, non male ma proprio malissimo, i tempi, perché pensavo di riuscire a mangiare, a cambiarmi, perché comunque la maglia di stamattina era veramente esagerata. Alla fine ho messo questa che è quella che ha il choker che io ho chiamato kosher l'altra volta, pur sapendo di sbagliare, non so perché, comunque che ha il choker attaccato, è un pochettino più leggera. Non volevo una cosa troppo leggera perché non fa caldissimo. Però anche quella di stamattina effettivamente era un po' troppo pesante. E comunque appunto pensavo di riuscire a cambiarmi, a mangiare e anche a rimuovere il semipermanente, perché in realtà io adesso ho appuntamento dall'estetista, però appunto visti i tempi non ce l'ho assolutamente fatta. Tra l'altro ho anche un dito sbeccato perché continuo ad aprire i pistacchi e mi salta sempre via lo smalto. Quindi in realtà l'appuntamento ce l'ho tra un pochino, manca circa mezz'oretta, però vado giù prima perché di solito il mio appuntamento coincide col fatto che io arrivi con lo smalto completamente tolto, e invece questa volta non è così, quindi vado un po' prima così hanno il tempo di impacchettarmi, di limarmi. E poi oggi farò sia mani che piedi, perché faccio le mani più o meno ogni 3 settimane e faccio una volta mani senza fare i piedi, non so se mi riesco a spiegare, cioè praticamente i piedi li faccio una volta sì e una no, perché comunque lo smalto, il semipermanente a me dura molto di più sui piedi che non sulle mani, ma penso un po' a tutti. In estate li rifaccio un po' più spesso, però io continuo a farli anche in inverno perché l'idea comunque di avere tutto in ordine a me piace, poi mi trovo veramente bene. Alla fine ho fatto benissimo a venire ad Aosta da sola e non stare a scomodare Baso, perché riesco a guidare tranquillamente, non mi fa male neanche se devo frenare diciamo accidentalmente, nel senso magari con un po' più forza. Sono solo un pelino in ritardo perché comunque per sicurezza sono andata molto piano, ma dovrei farcela insomma, togliere e rimettere senza problemi. Adesso vediamo tra quanto esco. Questa qui è la nuova collezione, praticamente sì. I colori sono tutti questi. Io alla fine ho messo sui piedi l'azzurrino, così poi la prossima volta lo metto anche sulle mani, e tra un attimo faccio le mani con questo qui, però è da vedere sull'unghia perché rende di più. Ci sono ottime notizie da Baso, mi ha già detto, ma direi già una mezz'oretta fa ormai, che i ragazzi che stavano montando la scala hanno finito. Io ho provato in tutti i modi a corromperla e dirgli di mandarmi delle foto, ma ovviamente mi ha detto no, voglio farti la, cioè voglio che hai l'effetto sorpresa quando arrivi a casa. Quindi praticamente ho ufficialmente appena dato buca alla mia amica con cui dovevo fermarmi a fare merenda dopo aver finito di fare le unghie, che tra l'altro sono venute bellissime secondo me. Delle mani mi piacciono, dei piedi forse ho esagerato col colore non essendo ancora estate, poi però quando arriviamo a casa ve lo faccio vedere così mi dite anche voi cosa ne pensate. Invece questo qui delle mani mi convince moltissimo, perché poi sembra un verde impegnativo, ma secondo me una volta che ci si abitua non lo è assolutamente. E comunque in pratica, vi stavo dicendo, ho dato buca alla mia amica e voglio correre a casa a vedere le scale, cioè sono veramente super ansiosa perché poi dovevano arrivare un mese fa, quindi è tantissimo che le stiamo aspettando. E ci siamo, sono anni, ma anni ormai che aspetto questo momento. Siamo pronti per salire tutti insieme nella nostra mansarda. E Baso è stato bravissimo perché ha pulito tutta la casa. Sono arrivata ed è perfetta, è già vestito, pronto per uscire, cioè
Veramente, ma efficienza. Di cosa stiamo parlando? Efficienza, guarda che magro anche, guarda. Sì, è vero, te l'hanno scritto anche nel video di ieri. Sto parlando di sta porca. Stasera ti rifai tranquillamente. Andiamo. Seguitemi in questa cava del neolitico, insieme a me, con un'architettura nuova. Però se ci sei tu non si vedono le scale, sali, Baso. Anzi, forse devo entrare direttamente in bagno e farla vedere da lì tutta intera. Vai. Allora, vediamo se si vede. Più o meno, eh. Eccola qui. C'è la scala e da questa parte praticamente rimangono gli smalti, quindi adesso si svolta qui sotto e c'è la scala fino sopra. Adesso saliamo anche a vedere la mansarda. Vediamo di non cadere subito. Ecco, la mansarda, non spaventatevi, ovviamente è ancora totalmente da sistemare. Eccola qui. La nostra mansarda, che forse così sembra piccolina, ma in realtà non lo è, perché prova a camminare e fai vedere fin dove si riesce. No, in realtà tu sei andato già qua a un divano, qua. Ce l'hai? No, io sai cosa pensavo di fare? Mettere qui, proprio tutta questa parte qui, una specie di o ringhiera o muretto, sì. Addossare qui il divano e lì mettere un televisore o comunque qualcosa. Già qua. Io lo metterei giù in fondo qua. Invece io l'avrei messo più la scrivania e fatto la zona studio, perché la scrivania ci serve, E lì che la scrivania ad angolo che ho smontato, li monterò lì. Vediamo adesso, qui c'è l'abbaino, aspetta che non voglio, che il buco adesso è abbastanza pericoloso. Comunque qui c'è l'abbaino, che io non vedo da quando è stata fatta la casa praticamente, quindi lì va ancora un po' isolato secondo me. Sì. Vedi che si vede, sì, si vede un po' il, come si chiama? L'isolante. Esatto. L'isolante. Però è bellissimo, dai, cioè io sono troppo soddisfatta. Adesso voglio fargli vedere anche come si vede da sotto. Andiamo con la discesa allora. Sì, andiamo. Anche qui i lati è tutto poi da rifinire. Sì, sì, beh, oggi hanno solo montato la scala del resto. Che finalmente è arrivata. È molto anche più comoda rispetto a quella sotto, È più compatta. Sì, ci sono più gradini, sai. E invece praticamente qui dal salotto la vista è così. Quindi anche se non sono delle assi chiuse, comunque l'effetto che dà è quello di una scala totalmente chiusa, solo che filtra la luce. Ora ormai non ce n'è tantissima, cioè, però già così è fantastica. Sono veramente, no, contenta. È proprio qualcosa di più, cioè non vedevo l'ora. E oltretutto, già che c'erano qui i ragazzi, gli abbiamo chiesto se potevano prendere le misure per fare il corrimano. Così finalmente non rischieremo più di fare voli o comunque di stamparci sulle scale, né noi né i nostri amici che vengono a trovarci. A me piacerebbe. È un'emozione proprio. Poverino, Nio è stanchissimo. È stato tutto il tempo sotto, lui è abituato a riposare, è il gatto più tranquillo e più bravo. Lui è proprio un gatto vero e proprio. È il più bravo gatto che abbia mai avuto, vero? E sei stato sotto e non hai potuto dormire. Lui dorme veramente tantissimo. Pensate che la mattina si sveglia e rimane un po' intontito proprio come le persone, ma per un bel po' di tempo, tipo un quarto d'ora, 20 minuti ci vogliono prima che si riprenda. Mikey, lascialo stare, Non fare il geloso. Baso sta per uscire. Che ore sono alla fine? 6:10, se ne vai. Ah, ok, quindi tra un attimo esco anch'io, mi sa. Sono 6:10. Ah, ok, no, allora io ancora un attimo ce l'ho adesso. Mi faccio magari una doccetta anch'io, vediamo. Ti aspettiamo sveglio per il collasso collettivo, immaginavo. Ciao. Quindi ragazzi, a che ora è previsto il ritorno? Baso, a che ora è previsto il ritorno, che vogliamo saperlo tutti? Alle 5. Ma non è vero. Guarda che domani dobbiamo andare al nuovo outlet, Sì, sicuramente ci sono. Dai, Baso, me l'avevi promesso. Sì, ma non domani. Ma uffa. Non domani. Io è tutto il giorno che ci penso. Pranzo panini, adesso non ci vedi più dall'outlet, quindi... Va bene, Baso, buona serata. Grazie. Ci vediamo dopo. Ci vediamo, sì, domani mattina, dopo dormi. Sì, io dormo, dormi. Sì, sì, decisamente. Allora, ragazzi, tutto a posto. Tutto in ordine, quello sì. Quello devo fare, ho fatto, ragazzi. Dovete fare sempre così. Lasciate sempre a posto casa e poi uscite. Ovviamente adesso che sono da sola, playlist di Tiziano Ferro e volume molto più alto di com'è ora, solo che volevo parlare, se no avevo paura che non mi sentivate. Comunque sono molto soddisfatta di come sto riuscendo a guidare la macchina, nonostante siano solo 10 giorni che ce l'ho. Adesso per esempio non ho avuto nessuna difficoltà a entrare dal cancello di casa dei miei, che comunque è abbastanza impervio perché è in salita, è stretto. Mi sa che piano piano effettivamente sto prendendo le misure e adesso comunque finalmente si va a mangiare, perché non so se sono più stanca o più affamata, perché a pranzo non abbiamo mangiato quasi niente. Stanotte ho dormito pochissimo e stamattina ve l'avevo detto, quindi
Non vedo l'ora di fare entrambe le cose, mangiare e dormire. Stasera mia mamma mi ha presa per la gola perché questo è il mio piatto preferito da quando sono piccola piccola. Patate, cipolle e peperoni. E poi per non farci mancare nulla anche la mega frittata sempre con le cipolle. Qui sono cipollotti freschi. Buon appetito! Sto cercando di prepararmi per andare a dormire e stasera volevo provare a farmi le treccine, però questa volta facendo tipo la treccia cucita, quindi ho guardato 8000 tutorial, solo che mi sa che con l'extension non è proprio possibile farla sta treccia cucita, mi dispiace un casino perché io ho proprio la fortuna che di notte rimangono belle integre, cioè non mi si sfaldano e mi tengono molto bene i capelli messi così, però mi viene poi il mosso da qui in giù e non mi piace tantissimo. Quindi la soluzione ideale era riuscire a fare queste benedette trecce cucite. Però mi sa che o sbaglio qualcosa o col fatto che ho le extension ancora molto attaccate all'attaccatura del capello. Già qui sto sbagliando qualcosa secondo me. Però col fatto che ho le extension così attaccate ai miei capelli naturali non riesco a fare l'effetto che fanno loro nei video. Oppure sono semplicemente un'imbranata cronica di mio, non lo so, perché a me queste benedette trecce cucite non vengono. Stasera che avevo un po' più di tempo ci volevo provare, ma mi sa che desisto, perché sennò finisce che passo metà della serata qui in bagno a guardarmi allo specchio e a arrabbiarmi perché non riesco a farle. Niente, alla fine ho deciso di desistere e lascio le trecce normali, quindi quelle che mi avete visto ieri e che d'ora in poi vi vedrete sempre, perché queste trecce cucite sono veramente il mio cruccio e non riesco assolutamente a farle. Comunque ho i miei telecomandi, adesso mi metto bella tranquilla qui a letto perché stasera in realtà sarei potuto uscire anch'io con le mie amiche, nel senso che loro sono in giro, però ho avuto il dubbio un po' fino all'ultimo, poi mi sono detta stanotte non ho dormito tanto. Sono comunque stanca da questa settimana che è stata intensa soprattutto a lavoro. Poi per una sera è anche bello secondo me godersi un po' la casa, posso guardarmi tutto quello che voglio in TV fino all'ora che voglio perché Baso chissà che cavolo di ora arriva. Quindi ho detto ok, anche se è venerdì sera e anche se potevo uscire preferisco starmene tranquilla qui con i maialozzi, anche se Moiki veramente sta impazzendo perché non trova la scrivania, speriamo che si abitui prima o poi a questa nuova condizione. E soprattutto speriamo che tra tipo mezz'ora smetta di cercare, perché praticamente va proprio lì nella zona della scrivania e piange. Va lì e piange, poi torna qui e piange, e quindi diventa abbastanza angosciante come situazione, ma fa niente. Adesso in ogni caso mi rifaccio la bendatura con l'arnica. È riuscito ad accendere il televisore. È passato sopra e mi ha acceso persino il televisore. Va bene, fa niente. Adesso facciamo il collasso collettivo, poi mi faccio la bendatura con l'arnica, ma il ginocchio mi sembra che vada decisamente molto molto meglio di come andava ieri, quindi sono molto fiduciosa che questa cosa mi passi più in fretta del previsto. E niente, vi prendo perché mi sento sola a fare il collasso collettivo con voi staccate, io qui senza neanche Baso, senza Moiki che adesso è sceso. Quindi adesso sono ufficialmente pronta a sfondarmi di serie TV e crollare in un sonno profondissimo e fare un sacco di sogni. 3, 2, 1 e buonanotte! No, non sta arrivando, però sento qualcosa sulle scale. Buonanotte! Eccolo, ciao amore! Mi sembrava strano che lasciassi la mamma da sola, per una sera che è sola, però non è ancora tranquillo. A domani, buonanotte!